L'obiettivo di questa federazione che abbiamo costituito, quindi è apertura a tutti i soggetti interessati, struttura totalmente aperta a in qualche misura garantire che tutte le voci che partecipano a questa organizzazione siano in grado di dare il loro contributo, con quattro pilastri fondamentali che noi abbiamo in qualche misura scritto nel DNA di questo nuovo soggetto, che sono creare un'entità in grado di sviluppare delle proposte sostenibili e compatibili ed etiche, e qui utilizzo la parola etica perché il digitale sappiamo che ha tutta una serie di drawbacks di cui dobbiamo tenere conto, quindi sostenibilità ed eticità nei confronti dei cittadini e delle imprese. Quindi quattro pilastri sono sostenibilità, eticità, cittadini ed imprese. E come? Mettendo a fattore comune, come dicevo, le conoscenze di tutti i soggetti che possono dare un contributo valoriale, un contributo di conoscenza, e creando anche le premesse per sviluppare programmi, progetti di formazione, di innovazione, sapendo che uno dei grandi problemi che abbiamo nel nostro paese è un debito di conoscenza. Il ritardo di conoscenza che c'è tra i cittadini, i giovani e gli imprenditori, perché c'è un debito di conoscenza anche da parte delle imprese, è una delle ragioni di questo ritardo epocale che il sistema paese ha nei confronti degli altri paesi. E soltanto in qualche misura accelerando, in qualche misura, e facendo un salto di conoscenza, che non vuol dire semplicemente digitale, perché il digitale è un mezzo, ma la conoscenza deve in qualche misura coniugarsi al digitale, che è un'arma ed uno strumento straordinario, ma senza conoscenza il digitale non va da nessuna parte. Noi vecchi informatici dicevamo garbage in, garbage out, cioè tu puoi mettere in piedi tutti i sistemi informativi e le strutture che vuoi, ma se dietro non c'è capabilities, competenze e conoscenza, il sistema, anche l'intelligenza artificiale, non può che produrre, tra virgolette, quello che pensate, garbage. E quindi questo è l'obiettivo, e io veramente da cittadino invito veramente a far sì che ci sia un'adesione collettiva, e che questa adesione collettiva possa permetterci di lavorare insieme con progetti, tavoli di lavoro, progetti di sistema, creazioni in qualche misura di proposte su tutti i fronti che consentono a questo paese di accelerare il cambio di direttrice. E sappiamo benissimo che banalmente noi come Netcom siamo osservatori di un pezzo di questo mondo digitale, che è quello del commercio elettronico. Vi do soltanto un dato, vedo laggiù Fraternali del Politecnico che me lo conferma: c'è un saldo negativo nella bilancia commerciale delle vendite digitali di 2 miliardi e mezzo di euro, cioè noi importiamo più merci di quante ne esportiamo. Siamo un paese esportatore netto, ma stranamente sul digitale importiamo più merci di quante ne esportiamo.